Tre cose che non dovrebbero mai mancare nelle tue sessioni di studio alla batteria. Oggi ti voglio parlare di tre strumenti davvero pratici e di come li uso quando studio batteria per avere più concentrazione, chiarezza e creatività. Perché studiare uno strumento musicale come la batteria è di più che non eseguire degli esercizi. Ecco perché penso che questi tre strumenti siano davvero importantissimi per permetterci di fare un viaggio più consapevole e quindi riuscire a migliorare e raggiungere i nostri obiettivi. Partiamo dal primo, che è il blocco note, o come dicono gli americani, il journal. Ho sentito parlare più volte dell'utilizzo di un blocco note quando si studia batteria proprio da David Garibaldi, uno dei massimi esponenti della batteria e uno anche dei maggiori innovatori di questo strumento. David Garibaldi ha parlato spesso durante delle interviste su come per lui fosse fondamentale lavorare costantemente sulla creatività, e un blocco note gli permetteva appunto di lavorare su questo aspetto. Riuscire a registrare e mettere nero su bianco le proprie idee, quello su cui si lavora e quello che si cerca di sviluppare autonomamente è un aspetto fondamentale che Garibaldi appunto ha sviluppato da sempre. E anche nel mio piccolo lo sviluppo di questo aspetto è qualcosa che voglio portare avanti con più continuità, e utilizzare un supporto di questo genere su cui scrivere idee, groove, sviluppi, sticking mi aiuta appunto in questo percorso. Ho cercato però di fare mio il messaggio di David Garibaldi e utilizzare un blocco note non solo appunto per mettere nero su bianco delle idee. Utilizzo il mio blocco note innanzitutto per pianificare il mio studio, stabilire degli obiettivi e preparare magari un piano per raggiungerli. Butto giù delle idee che mi vengono riguardo come studiare, quali libri o esercizi utilizzare o magari quali batteristi analizzare. È uno strumento davvero utile per annotare non solo le cose che ci ispirano e che vorremmo approfondire, ma anche per entrare nel dettaglio dei nostri obiettivi e impostarli in modo corretto. Quello che faccio alla fine di ogni sessione di studio è cercare di improvvisare utilizzando il materiale su cui mi sono esercitato. Quello che esce ovviamente non sempre è il top, però in mezzo a tutto magari c'è un'idea, uno sviluppo che mi voglio annotare, e annotandolo mi permette poi in un secondo momento di ritornarci e di sviluppare proprio quell'idea. E in questo modo creo un archivio di idee che sono le mie e che quindi posso sviluppare per aumentare appunto il mio vocabolario. Se utilizzi già un blocco note integrando queste cose con altri aspetti che hai sviluppato nel corso del tempo, mi raccomando, fammelo sapere qui sotto nei commenti. Il secondo strumento che non può mai mancare quando studio batteria è un timer. Ho già fatto un video su una tecnica chiamata appunto tecnica del pomodoro, che ti metto qui sopra così te lo puoi guardare nel dettaglio. In sostanza, a seconda del tempo che abbiamo a disposizione, ne attribuiamo una parte per il completamento di un'attività. Solitamente quando studio batteria utilizzo dei blocchi da 25 minuti. E questa tecnica prevede poi che al termine di ciascun blocco ci si prenda qualche minuto per fare pausa. Questo ovviamente permette alle idee di sedimentare e di ritornare ancora più freschi una volta che dobbiamo riprendere a studiare batteria. Io utilizzo questo timer in particolare perché, oltre a essere molto facile da utilizzare, costa solo 15 euro, e se sei interessato ti metto qui sotto il link in descrizione. I vantaggi nell'utilizzare un timer da cucina di questo tipo sono principalmente due. Il primo è che lavorare con un countdown davanti agli occhi che ti dimostra quanto tempo ti rimane per studiare un determinato argomento ti permette di focalizzarti molto di più e ti fa quindi lavorare con maggior concentrazione. Il secondo, e molto importante, è che ti consente di tenere lontano il tuo telefonino mentre studi e quindi evitare di essere deconcentrato magari da una notifica o dalla tentazione di voler controllare Facebook, Instagram, eccetera. Quindi timer da cucina super consigliato. Il terzo e ultimo strumento di cui ti voglio parlare è un diario per annotare le tue sessioni di studio. Anche di questo, che trovi ad esempio su Amazon, ti metto il link in descrizione e ti assicuro che è un acquisto economico ma che ti sarà super utile. Con questo tipo di diario avrai la possibilità al termine di ogni blocco di studio di annotare esattamente tutto quello che hai fatto e soprattutto le modalità con cui l'hai eseguito. Ad esempio potrai annotarti la data, che esercizi stai facendo, la velocità con cui li esegui e per quanto tempo li hai fatti. In più hai anche lo spazio per segnarti delle note su qualcosa di specifico su cui magari prestare maggiore attenzione la volta successiva. Come ha spiegato molto bene Benny Greb nel suo libro, link qui sopra, avrai la possibilità di crearti una sorta di database su tutti gli esercizi che hai eseguito, quanto tempo ci hai messo per svilupparli e soprattutto la volta successiva che ti metti a studiare avere un riferimento di dove sei arrivato la volta precedente. Personalmente, per quello che mi riguarda, al
termine di ogni blocco da 25 minuti mi ritaglio un minuto ulteriore per segnarmi l'esercizio, magari la pagina del metodo che sto studiando, la velocità a cui l'ho fatto e per quanto tempo, e poi mi segno delle note che mi aiutino a capire magari su cosa devo concentrarmi maggiormente la volta successiva che mi siederò alla batteria per studiare lo stesso esercizio. E quindi anche per questo diario sono sicuro che i vantaggi con un piccolo investimento ti ritorneranno davvero moltiplicati nel corso del tempo. Quindi tre strumenti davvero super facili da utilizzare da subito nelle tue sessioni di studio e che sono sicuro le renderanno più produttive e creative. Se hai trovato interessanti questi argomenti, mi raccomando fammelo sapere nei commenti qui sotto, ci tengo davvero molto, e se non l'avessi ancora fatto iscriviti al canale per essere sempre aggiornato con tutti i prossimi video.